qui siamo al 420 della Tompkins Avenue e questa che state vedendo è la casa museo nella quale vissero dal 1850 al 1853 Giuseppe Garibaldi e Antonio Meucci. Garibaldi che era entrato in povertà in quel periodo perché era stato esiliato dall'Italia e quindi venne accolto da Meucci che lo aiutò, entrambi erano in povertà e per sbarcare il lunario si improvvisarono come fabbricatori di candele. All'interno c'è anche tra i reperti, oltre divise militari di Garibaldi ed altra roba, tra i reperti, dicevo, c'è anche un prototipo del telefono, invenzione di cui Antonio Meucci fu defraudato. Egli infatti per primo, siccome era un grande appassionato di scienza, mentre sperimentava l'elettroshock con un suo amico, udì un lamento probabilmente di dolore diffondersi da una stanza all'altra attraverso un cavo di rame. Quindi intuì di aver scoperto qualcosa di importante e si dedicò anima e corpo nei successivi anni della sua vita per portare a fondo questa scoperta, ma fu defraudato poiché egli era abbastanza povero e ignorante, nel senso che non riusciva a parlare molto bene la lingua inglese, fu defraudato di questa scoperta dall'industriale Alexander Bell. Successivamente un tribunale ha acclarato che c'erano delle connivenze tra la commissione che affibbiò questa licenza e l'entourage di Alexander Bell, ma nel frattempo Meucci era morto e quindi la cosa andò a decadere. Questo museo molto interessante, come vi ho detto, si trova al 420 della Tompkins Avenue nel distretto di Staten Island.